piccole cose, questi piccoli dettagli, poi magari sono anche i GOI. Ricordiamo che gli Azzeri, per quanto abbiano presentato un programma che può non essere compreso, può non piacere, però veramente prima hanno fatto un programma veramente interessante. Ed ecco allora l'altra coppia padrona di casa, Piper Gilles, Paul Poirier. Loro gareggiano insieme dalla passata stagione, sono quindi una coppia di recente formazione. Hanno voluto presentare due programmi completamente diversi. Abbiamo visto la loro polka mischiata al valzer e alla marcia, che insomma era sulla musica di Mary Poppins. Qui hanno scelto un mix di musiche delle quali si erano innamorate vedendo So You Think You Can Dance. Pubblico, è piaciuto questo programma Piper Gilles Paul Poirier. Devo dire che quest'anno le coppie di danza ci stanno sorprendendo, perché sì, hanno scelto
quella che noi pensavamo essere molto più complicata, potesse essere noiosa la polka, hanno trovato tutti delle soluzioni straordinarie per la show dance. Brava. Però davvero la cosa bella è che ogni coppia, anche per la free dance, sta proponendo pezzi diversi, sì, con sì, emozioni diverse, tranne Tessa Ritt e Scott Moir, Anna Cappellini e Luca Lanotte, che hanno la stessa Carmel, ma non si sa quale Carmel e come la rappresenteranno. Sì, infatti, giusto? Infatti, dipende poi a vedere proprio lo stile e vedere un po' come hanno interpretato questo, questo tema. Allora, io nell'ultimo pezzo mi sono divertito perché sempre queste musiche che io ricordo e associo a una cultura balcana, stile Goran Bregovic, sono molto affezionato a queste musiche e mi piace tantissimo. Loro sono una coppia che tecnicamente mi sembra parecchio potente, delle scelte e delle ricerche nei passaggi, nei sollevamenti, nelle uscite dei sollevamenti, secondo me molto molto originali. Vediamo, vabbè, questa posizione bellissima, vediamo un sollevamento, questo è uno straight line lift dove c'è la posizione difficile sua, la posizione difficile della donna, dell'uomo, e l'uscita particolare in ruota. Poi questi tweezer che sono andati a 300 all'ora proprio con il crescendo della musica e il pubblico stava seguendo. Vediamo che insomma ciondola un po', soprattutto Paul ha avuto delle esitazioni, io andrei a rivedere i livelli. E invece anche la trottola, molto bella, molto difficile, perché hanno presentato delle caratteristiche sia della presa che delle posizioni molto interessanti. Tra l'altro cui... questa è una coppia che insieme sta facendo il debutto ai Grand Prix, quindi per lei è proprio il primo Grand Prix di questa stagione insieme a lui, perché lui, lo ricordiamo, gareggiava con Vanessa Kron. Sì, Kron Poirier è stata una coppia famosissima nella storia del pattinaggio su ghiaccio, perché stanno iniziando a portare sul ghiaccio lo stile un po' contemporaneo. Sì, ci hanno provato, vero, che... ti ricordi anche l'ultimo programma che è stato bellissimo. Sì, portavano cose strane, innovative, musiche particolari. Vedo che continuano in questo stile nonostante abbiano poi cambiato il team. Aspettiamo allora il loro punteggio. Loro sono quinti dopo lo short program. Ma secondo me non avranno molta fatica a rimanere davanti, vediamo. Anzi, secondo me verranno anche premiati per alcune specie. Ecco, allora, 40 e 93 ecco, il miglior tecnico, 42 e 10 assolutamente i miglior components, 83 e 03, quindi è la loro miglior free dance, molto vicina, come fai notare tu, agli azzeri, 30, 36 e 74 mantengono la loro posizione. Mi fa piacere perché io sono un grande tifoso degli azzeri, vero, che mi piacciono tantissimo. Sono bravi. Nello short questa volta avevano fatto qualcosa così di diverso, che non andava, invece si sono assolutamente ripresi con la free dance. Ed eccolo allora il risultato.